L'onorevole Salvini riproporrà la legge sull'autonomia differenziata. La Campania ha chiesto l'autonomia differenziata, ma abbiamo in testa due cose diverse. Io ho in testa il decentramento dei poteri e la sburocratizzazione dell'Italia intera. L'onorevole Salvini ha in testa due altre cose completamente diverse e contro le quali sto combattendo io da solo. La prima cosa che ha in testa è questa: distribuire alle regioni una quota fissa delle entrate fiscali dello Stato. Per capirci, l'IVA che matura in un territorio deve essere lasciata nella percentuale del 10% alle regioni. Questo significa che le regioni ricche avranno miliardi, le regioni povere sprofonderanno nella depressione. Io credo che per chi vive nel sud, questa sia una prospettiva di suicidio. E dunque sento il dovere di avvertire i miei concittadini di fare attenzione, perché se prevale quella prospettiva, il risultato sarà quello che vi sto comunicando. L'attribuzione di una percentuale delle entrate statali, una percentuale fissa, al nord. Io sono nettamente contrario. Secondo, quel tipo di autonomia differenziata può significare un'altra cosa per noi mortale, che per esempio gli stipendi da dare ai medici, agli infermieri, al personale amministrativo nella sanità possono essere differenziati anche per regioni. Cioè, le regioni possono fare dei contratti integrativi per gli stipendi dei dipendenti della sanità pubblica. Anche questa sarebbe una prospettiva di suicidio per il Sud. È evidente che le regioni ricche avrebbero la possibilità di garantire stipendi doppi. Dopodiché l'unico risultato sarebbe la fuga pure dei medici dal Sud al Nord, oltre che dei giovani. A voi questa pare una cosa accettabile. E tuttavia queste cose sono dette in maniera esplicita in campagna elettorale, magari con un po' di mimetizzazione, ma questa è la prospettiva. In questo momento, ancora una volta, l'unico che sta combattendo per un riparto del Fondo Sanitario Nazionale corretto e non squilibrato a favore del Nord è chi vi sta parlando, è la Regione Campania. Vi chiedo di darci la forza per continuare a fare questa nostra battaglia, che è una battaglia di equità, non di parassitismo. Io sono per applicare al Sud il massimo di rigore possibile, perché i nemici del Sud sono i cialtroni, sono quelli che fanno debiti, che non curano i bilanci pubblici. Dunque io sono per accettare la sfida dell'efficienza. Ma non ho voglia di essere preso in giro da gente che fa finta di non conoscere i problemi. Ancora oggi la Regione Campania è l'ultima regione d'Italia nel riparto del Fondo Sanitario Nazionale. Per quale prospettiva dovremmo batterci in Campania e nel Sud? Per favorire questo squilibrio.